dal centro verso destra, la nuca, la schiena e le gambe con i segni della flagellazione. 850 metri da percorrere a piedi, da soli o in gruppo, meditando sul mistero della sofferenza umana e, per chi crede, della redenzione divina, sul significato più profondo della fede cristiana, testimoniata dalla vita e dalle opere dei santi sociali e dei beati torinesi e piemontesi, da San Giovanni Bosco al Cottolengo, da San Giuseppe Cafasso al beato Giuseppe Allamano. È un'oasi di spiritualità e di meditazione il percorso di avvicinamento che i pellegrini dell'Ostensione 2015 compiono prima di entrare nel Duomo di Torino. Si parte da Viale dei Partigiani e si arriva alla Cattedrale, passando attraverso i Giardini Reali e la Manica Nuova di Palazzo Reale, per raggiungere l'area della prelettura in cui, grazie a un filmato e alle scritte in 6 lingue, ci si prepara alla visione del Sacro Lino. In Duomo sono concessi ad ognuno solo pochi minuti per vedere la Sindone e magari per pregare. Ma conta quello che l'immagine sa suscitare nella mente, la pietà per l'umanità sofferente in ogni tempo e in ogni luogo e, sempre per chi ha il dono della fede, la speranza nella redenzione e in un mondo in cui la giustizia divina superi le debolezze e le imperfezioni di quella umana. Da secoli, ogni volta che a Torino la Sindone viene mostrata in pubblico, arrivano a milioni per vederla. Vengono da tutto il mondo e, soprattutto negli ultimi anni, sono portatori di tante fedi e di tante convinzioni filosofiche e scientifiche diverse. Guardando l'uomo della Sindone, tu hai veramente l'impressione di trovarti di fronte a Dio. E che non hai bisogno di aggiungere tante altre parole. Ecco, una seconda impressione è il silenzio a cui richiama la Sindone, che non è appena il silenzio di un'assenza, che non c'è più vita, forse anche si potrebbe dire che non c'è più speranza, come dicevano i discepoli di Emmaus, no? È già 3 giorni e chissà, no? Che cosa ne sarà. Ma è un silenzio che è pieno, un silenzio pieno proprio della presenza di Dio. E una terza impressione è un grande sentimento di pace che ti prende. E anche questo dice subito che questo è un segno divino, perché altrimenti l'uomo non può avere un'impressione così di una così profonda pace. Il messaggio della Sindone, il messaggio della sofferenza, ma anche del grande amore dell'uomo della Sindone, è sentito molto in Russia? Sì, è sentito molto. Bisogna anche dire questo, che la Sindone di per sé, anche se in sue, diciamo così, forme un po' diverse, cioè attraverso un lenzuolo di lino che viene ricamato e le icone, è molto venerata, cioè è un momento, direi, molto importante anche nella stessa liturgia della tradizione ortodossa, il momento della deposizione della croce e quindi potremmo dire della Sindone, no? Prima della risurrezione, è fortemente sottolineato dalla liturgia e dalla tradizione ortodossa. No? Per questo anche la stessa Sindone è un luogo, è una reliquia, potremmo dire, che è molto frequentata dai russi e dagli ortodossi.